Ringrazio di essere qui, benvenuti alla presentazione di questa mostra molto particolare, vorrei definire, perché intanto io non mi voglio avventurare in discorsi che possono essere tecnici, io voglio dare semplicemente la mia impressione, che penso che sia che quella poi potrebbe essere l'artista. Una bellissima tecnica, si vede che sono stati adottati diversi modi di pittura, il decoupage, mi sembra di aver visto tecniche particolari. Sono così colate, sembra. Bene, vabbè, facevo bene a non avventurarmi, l'avevo detto. La pittura è quello che si dice. Sì, comunque, effettivamente, vedendo bene queste opere, comunque delle impressioni veramente le lasciano, quindi io semplicemente per dirvi che siamo veramente orgogliosi di ospitare la mostra della nostra Mirta qui dal 7 al 21. Questo è un percorso che l'amministrazione comunale ha iniziato dal nostro insediamento, quello di curare particolarmente i fenomeni culturali. La mostra dell'artista è una di queste, quindi invito voi, noi faremo la stessa cosa, a dare possibilità anche ad altri di ammirare queste bellissime opere. Vi ricordo dal 7 al 21 qui alla Scuola Civica Musicale di San Giovanni Teatino. Grazie. Mi alzo perché devo dire. Buonasera, io sono Roberto Franco e ho il piacere di presentare la mostra di Mirta Maranga. Non è la prima volta che presento la mostra di Mirta Maranga. E parlare di Mirta Maranga, come diceva il sindaco, giustamente, è un momento particolare, ma non un momento particolare per il tipo di cultura o per il tipo, diciamo, di tematica. È in particolare perché Mirta è alla continua ricerca, soprattutto di un modo di presentare delle sensazioni nuove. Infatti, se voi guardate tutti i quadri, tutti i dipinti che Mirta ha riportato su tela, sono uno diversi dagli altri, anche quando noi guardiamo per un attimo le stesse tematiche. E la tematica che Mirta ormai sviluppa da anni, forse sono diversi anni che ti sei data alla tematica dell'Africa, senza fare un discorso, dal 2006, quindi sono ormai praticamente 7 anni, è importante soprattutto fare un certo tipo di discorso. Parleremo prima della tematica e poi un attimo voglio parlare sul tipo di tecnica e del tipo di colore. Il problema dell'Africa è un tema importantissimo e Mirta l'affronta, devo dire, con tanto, tanto amore. È un'Africa diversa, noi siamo abituati, ma a diversa attenzione, tra virgolette. È un'Africa diversa soprattutto perché Mirta affronta la realtà sociale, la realtà dell'Africa del vivere quotidiano. Noi vediamo le donne intendere i propri lavori, i pescatori, vediamo le realtà sociali di una cultura, della grande cultura africana. È un'Africa diversa da quella che spesso purtroppo siamo abituati a vedere, la tematica del dramma della fame, delle guerre, della non assistenza sanitaria. Ecco, questo è un momento diverso, è un momento di gioia quello di Mirta. Ecco perché dicevo questo grande, grande amore. Un amore soprattutto per una cultura. E c'è il Senegal, c'è soprattutto il momento del Ghana, c'è le varie culture delle realtà africane. Come riesce a portarle all'attenzione dello spettatore, soprattutto con i grandi colori, perché l'Africa è soprattutto colore, l'Africa è vita, l'Africa che noi conosciamo, che conosciamo fin da bambini, era l'Africa bella, l'Africa dei sogni, l'Africa delle avventure. Mirta riesce soprattutto con i colori a riportare queste tematiche e le riporta con la realtà, la donna che raccoglie l'acqua, la donna è praticamente del mercato, dei momenti bellissimi che poi è la nostra realtà,
è il vivere nostro sociale, quando noi andiamo nei nostri mercati, quando noi andiamo nelle nostre realtà. Ecco, allora l'Africa diventa un momento di ricerca, un momento, come dicevo all'inizio, d'amore. E soprattutto, dove sta la grandezza della pittura di Mirtha per questa tematica? Nel momento in cui Mirtha riesce a consegnarti due momenti particolari: i colori dei vestiti, i colori soprattutto della realtà della natura, ma nei volti. Se voi guardate questi volti, sono dei volti diversi, dei volti che praticamente ci raccontano una storia, ed è la storia soprattutto di chi quotidianamente affronta il vivere. Il vivere, come dicevo all'inizio, di una realtà che non è facile, molto più difficile della nostra, ma con una estrema gioia, perché ci sono millenni di cultura. Non è una cultura, quella africana, che nasce oggi, è una cultura che è nata forse anche prima della nostra. Oggi noi l'Africa la vediamo in un certo, è un'Africa in evoluzione, è un'Africa che, grazie a Dio, sta sotto l'aspetto sociale, tende e si ribella quotidianamente, cioè dove noi oggi la viviamo. E la viviamo come? E la viviamo tramite mass media, la viviamo per quello che ci racconta, ma la viviamo in questo momento, e torniamo a noi soprattutto per i colori, soprattutto con una espressione sotto l'aspetto della grande realtà artistica. E questa è la Mirtha, diciamo, dell'Africa, dove non trascura niente, non trascura nemmeno l'albero secolare. Che cos'è l'albero secolare? Un momento, in fondo noi siamo legati a un grande momento, no? Quando noi diciamo la nostra realtà, la realtà della nostra cultura sotto l'aspetto della rappresentazione di una pianta, noi diciamo spesso la quercia, perché la quercia è secolare, è forte, è millenaria. E lo stesso l'Africa ci consegna queste grandi realtà, che sono i grandi boschi, dove spesso noi con la pseudo civiltà rischiamo anche di distruggere. Allora esiste questa civiltà, esistono i colori, esiste questo sfondo che va verso un discorso quasi di infinito. E questa è la prima parte. Poi, se avete guardato altri quadri, c'è una Mirtha che va sulla nostra realtà, che è la realtà del nostro Abruzzo, un Abruzzo montano, un Abruzzo agricolo, un Abruzzo legato per certi aspetti al costume. Allora, la donna di Scanno, la donna del paese dell'Aquilano, soprattutto la raccolta dello zafferano, ecco questa grande cultura, no? La zafferano non si vede nella zona dell'Aquilano, nella zona di Lavelli, perché è una cultura e soprattutto un momento di ricerca. Allora vedete come si continua a coniugare questo momento delle civiltà in fondo di questa grande civiltà che è la civiltà contadina. Allora, ecco, il cogliere il momento e riportarlo come fatto visivo, come espressione soprattutto di una realtà, di una realtà, di una realtà, di una realtà pittorica. Il momento della chiesa abbandonata, del nostro Abruzzo montano e marino stupendo. C'è un quadro, non so se l'hai portato, non l'ho visto, quello dell'Albatros, dove praticamente è stupendo. Perché? Perché c'è il momento del mare, il momento del volo, e lì è il momento dell'artista che va verso una libertà, che va verso appunto un discorso dell'infinito. E qui consentitemi una cosa, e lo dico soprattutto come chi lavora nel settore: il momento della rivoluzione, se volete, del momento della realtà figurativa. Perché ci sono state negli ultimi tempi tantissime polemiche sul discorso del figurativo è superato. Allora, la pittura non è mai superata. Il momento in cui un artista riesce a trasmettere una sensazione, riesce a dare un momento di lettura della propria opera, è come la poesia in fondo, i tre grandi momenti, la poesia, la musica e la pittura. Ecco, nel momento che io riesco a dare, dove la poesia non è più un fatto mio personale, scrivo per me, per un mio amore, per una mia realtà, ma la poesia è un momento che appartiene a tutti, dove ognuno di noi riesce ad avere
una grande sensazione arte, così la musica, i grandi momenti, ma così soprattutto il momento anche della pittura. Allora si riesce a leggere, dicevo, il figurativo, attenzione, va interpretato. Si chiede spesso all'artista cosa volevi dire, cosa volevi dare. Il momento dell'informale, che è un grande momento, il momento dell'astrattismo, ma lo spettatore deve comunque riuscire a leggere. In fondo, se di fronte a un'immagine non si ha una sensazione, vuol dire che non c'è sensazione, l'artista ha, diciamo, ha perso in quel momento. Ecco, allora si riesce a dare con questo. E poi io dicevo a Mirta, in alcuni momenti quando ci siamo ritrovati a parlare, guardando alcuni suoi quadri, alcuni sfondi, c'è un discorso quasi di inizio di informale, dove il colore diventa un momento sfumato, diventa un momento particolare. Con lei abbiamo anche discusso se il colore doveva essere vivo o meno, quante volte abbiamo discusso il momento della realtà. È una Mirta diversa rispetto alla Mirta, adesso andiamo all'altro momento, poi non mi dilungo oltre, la Mirta che andava sul discorso del mito, della realtà greca, in un momento sempre di che cosa? Di ricerca, quindi abbiamo qualcuno del momento, dove, ma che cosa c'era? C'era sempre la ricerca della realtà. In fondo il perché dell'uomo nasce con il mito. Pensiamo un attimo ai tre grandi iniziali, Talete, Anassimene e Anassimandro. Il perché della vita, il fuoco, l'aria, l'acqua, e poi fino ad arrivare al momento, praticamente il momento particolare. In fondo c'era un grande filosofo, Chopin, che diceva: in fondo dietro noi abbiamo il velo di Maya, dietro il velo di Maya, questo finto muro, questo discorso di questo velo, dietro c'è una realtà diversa. Allora dietro questa realtà diversa io cerco di trovare. Ecco, l'artista in senso lato, in senso generale, deve ricercare, deve riuscire a trovare cosa c'è dietro. Mirta ci riesce, o cerca, come tutti noi, come tutti gli artisti in qualsiasi disciplina, pittorica, musicale o letteraria, cerca di dare delle sensazioni, delle risposte. E allora io dico a Mirta di continuare su questa strada, una strada difficile, una strada di un momento dove si deve cercare una certa particolarità. Ci stai riuscendo, e soprattutto in un momento in cui si ha la ricerca continua di valori, di risposte, dove anche l'arte e soprattutto la pittura è diventato un momento quasi molto molto di mercificio, io scusate questo termine, ma è soprattutto spesso vengono imposte delle cose solo come moda, perché non c'è spesso una risposta, non c'è un grande momento di una certa realtà culturale. Allora andare avanti significa soprattutto dare delle risposte a quello che è il nostro vivere quotidiano, e questo è il momento in cui ce lo dobbiamo dare, lo dobbiamo cercare, e soprattutto io dico, forse il bello è quello che salverà il mondo. Grazie. Penso che, come sempre, Roberto Franco ha spiegato benissimo quello che volevo dire, quindi mi rimane, non vi voglio ancora trattenere, mi rimane da ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di fare questa mostra, e quindi l'assessore, il sindaco e voi che siete venuti, che siete presenti. E avevo scritto delle cose, comunque adesso è un po' tardi, quindi ve le lascio qui sul tavolo, chi le vuole leggere. Qui ho spiegato, se qualcuno vuole sapere di più, ho spiegato un po' tutte, ho parlato delle mie varie tematiche, di tutto quello che ho fatto finora. O rivolgermi delle domande, certo, anche dopo, quando volete. Grazie comunque, grazie a tutti. Buonasera, volevo solo associarmi ai ringraziamenti, ma più che altro ai complimenti all'artista Mirta Maranca, che ho conosciuto per caso e devo dire non mi aspettavo ho visto già i cataloghi, ma è veramente sorprendente, come soprattutto reinterpreta
molte forme di cultura, quindi dietro i suoi quadri c'è anche conoscenza di altre realtà culturali, sociali, e soprattutto vedo molto la conoscenza della condizione femminile, che è molto importante nel corso della storia ma anche nel corso delle altre realtà, anche la capacità di auto-reinterpretarsi, perché ho visto anche che ci sono alcuni tuoi autoritratti, e quindi sei anche un po' ironica come persona, quindi è tanto da apprezzare. E grazie soprattutto da parte di tutti che hai reso questa scuola civica bellissima, e quindi questa mostra che sarà dal 7 al 21, giusto? 22, così poi vediamo, e insomma questa scuola sarà bellissima e quindi tutti potranno ammirarla, e niente, io faccio in bocca al lupo grandissimo per il futuro, che sicuramente sarà roseo. Grazie.